according to FAO statistics, we say 804 million, huh? 804 million people are still suffering from hunger. First of all, FAO believes that there is enough food produced for everyone today. The main challenge is access, is that not all the people have access to the food. So in a short, that first of all, we need political will, enabling policies for agriculture and rural development. We also, secondly, we need a sustainable increase of productivity scale. Another important approach is to support investment in agriculture. Yeah, and that investment is especially coming from the family farms and the private sector industries. That is why the International Year of Family Farming is very important. And actually FAO is working with several United Nations agencies and the private sector industries on a campaign called Save Food. Da oggi e fino a sabato all'Università Suor Orsola Benincasa, l'undicesimo forum internazionale dell'informazione per la salvaguardia della natura affronterà la situazione del mercato agricolo mondiale, il ruolo delle multinazionali, le linee di riforma e i problemi da superare, con relazioni e tavole rotonde alle quali prenderanno parte alcuni fra i massimi esperti mondiali di agricoltura, nutrizione, tutela degli ecosistemi ed utilizzo razionale delle risorse. Noi vogliamo che Napoli in questi quattro giorni diventi un po' un pensatoio di quello che può essere una delle proposte concrete in vista proprio di sfamare il mondo. Ma noi soprattutto vogliamo fondare con ideali l'Expo del 2015. Non vogliamo assolutamente che diventi soltanto una passerella commerciale, vogliamo che sia un incontro di popoli, di culture, di tradizioni, di saperi e di sapori. Organizzato dall'Associazione di Giornalismo Ambientale Green Accord Onlus, in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Napoli, al forum prendono parte anche due scuole di giornalismo, 10 istituti superiori campani ed organizzazioni internazionali come il World Watch Institute ed il Biodiversity International, oltre a Coldiretti e Slow Food. Davanti anche a una lentezza, a una timidezza, a una irresponsabilità delle grandi potenze mondiali, io credo che dalle città possa venire un segnale importante, sia rispetto ai tempi dei cambiamenti climatici, sia rispetto ai tempi della corretta educazione all'uso del territorio, ma anche ai nostri costumi, al nostro modo di consumare, al nostro modo di mangiare, all'alimentazione che rappresenta uno degli elementi che maggiormente contribuiscono nel panorama internazionale alle fonti di inquinamento e di consumo del nostro pianeta.